Vediamo adesso una carrellata delle funzionalità di ciascuno dei livelli che formano il modello OSI. Partiamo dal livello più alto e scendiamo verso il livello più basso, quindi partiamo dall'utente per andare verso l'hardware. Livello 7, come abbiamo già visto, si chiama applicazione. Come vedete qua, fornisce tutti i servizi, le applicazioni e i protocolli che permettono all'utente di accedere alla rete e utilizzarla. Funge da interfaccia tra utente e sistema. Questo è il suo scopo, i suoi obiettivi e le sue funzionalità sono descritte da queste tre righe. Qua in basso vediamo alcune delle applicazioni che si possono appunto considerare interne a livello 7 quando utilizziamo il computer. Ad esempio, il browser è il classico esempio di interfaccia tra utente e sistema per poter navigare sfogliando le pagine web. Il client di posta elettronica ci fornisce un software per poter organizzare la nostra posta elettronica, ricezione, spedizione e archivio dei messaggi, scrittura, eccetera, eccetera. Possiamo anche connetterci a un altro desktop in remoto, un'applicazione ci fornirà questa possibilità, il trasferimento di file. Non soltanto come pagine web, ma proprio come file, senza l'intenzione di andare ad analizzare il loro formato, è un'altra delle applicazioni che appartengono al livello 7. Una delle cose che fa in modo del tutto naturale il livello applicazione è quello di stabilire il legame tra i nomi di dominio che scriviamo, ad esempio nel browser quando digitiamo un indirizzo, l'uomo scrive un indirizzo testuale, l'umano interagisce col testo. Il computer ovviamente ha delle caratteristiche differenti, quindi interagisce con il numero, con il valore. Per cui i nomi di dominio che noi utilizziamo nel browser non sono affatto quelli che utilizza il computer per il funzionamento stesso della rete. Quindi il livello 7 è quello che si occupa di tradurre i nomi di dominio da testuali a numerici e renderli così utili alla realizzazione della connessione tramite browser a una pagina web e quindi la sua successiva visualizzazione all'interno del browser stesso. L'ultimo elemento chiave indicato in questo breve elenco è il terminale, o meglio, la funzionalità che possiamo utilizzare per connetterci a esattamente come con un desktop remoto, possiamo connetterci a un terminale e farlo diventare sotto il nostro controllo. La funzionalità si chiama Telnet ed è una funzionalità che tutti i computer hanno la possibilità di realizzare per l'utente. Quindi tutto quello che succede a livello 7 ha la funzionalità di fornire interfacce tra utente e sistema. Il livello 6 è quello noto col nome di presentazione, ovviamente si occupa dell'aspetto dei dati. Questa frase è molto generica, ma esaurisce completamente la funzionalità del livello presentazione. Con l'aspetto dei dati, ovviamente, la cosa si fa molto più complessa perché vedete che possiamo dedicarci alla codifica, alla cifratura, alla compressione, eccetera, eccetera. La codifica sono i caratteri che codifica usano quando li visualizziamo, per cui ovviamente andiamo a finire nell'aspetto dei dati. Ad esempio, se ho scritto una pagina web secondo una certa codifica e secondo una certa serie di caratteri, è chiaro che il livello 6 si occuperà di tradurla nella codifica dei caratteri corretta, eccetera, eccetera. La cifratura, stesso discorso, è un aspetto della visualizzazione e dei dati. La compressione è un'altra delle cose relativamente ai dati, la crittografia anche relativamente all'aspetto dei dati, la sintassi, cioè la formula della frase che scrivo, se è corretta oppure no. La sintassi è la forma della frase, la semantica invece è il significato dei termini utilizzati. Sono tutte questioni legate sempre all'aspetto dei dati. E poi ovviamente si dedica alla standardizzazione
dei formati in modo tale che l'utente può inserire dati in formato che a lui più piace, mentre ovviamente i dati vanno standardizzati perché si tratterà da qua in giù di parlare poi con un'altra macchina e quindi bisogna capirsi secondo un formato standard che ovviamente potrebbe anche non essere lo stesso dei dati che vengono a interagire con l'utente. Per cui lo standard è legato all'aspetto della macchina. Livello 5, sessione, anche questo livello è molto semplice come definizione di funzionalità in quanto si occupa dell'organizzazione del dialogo. È chiaro che un dialogo si svolge sempre in tre fasi e le tre fasi le vedete in questa elencazione di caratteristiche. La prima fase è stabilire una connessione. La seconda fase è mantenere la connessione per poterla utilizzare e ovviamente l'ultima fase è terminare una connessione. Quindi un dialogo si sviluppa sempre secondo queste tre caratteristiche e tre comportamenti sequenziali uno all'altro. Il checkpoint è una parola chiave che ho aggiunto per ricordare che giustamente se la connessione dovesse finire in modo inaspettato e inatteso, occorre sapere dove si era arrivati per non riprendere completamente una trasmissione da zero, dalla partenza. Per cui questo livello si occupa di inserire nel flusso di informazioni dei checkpoint in modo tale da poter riprendere la trasmissione esattamente dove si era terminata in quanto a malfunzionamenti piuttosto che a mancanza di corrente elettrica, eccetera, eccetera, cose che possono succedere e ovviamente è meglio non ripetere una cosa da capo quando una parte era già andata a buon fine. Il livello 4 è il livello del trasporto e ovviamente si dedica alle problematiche legate al trasporto dei dati. Il trasporto dei dati è una delle fasi complesse che andremo ad analizzare. In seguito si può occupare di tutti questi aspetti della comunicazione. Per esempio, se ovviamente i dati sono troppo grandi per essere spediti tutti d'un colpo, verranno frazionati. Dall'altra parte, chi riceve, se riceve delle cose frazionate, dovrà essere in grado di assemblare. Quindi, in ricezione, questo livello si occupa sicuramente di assemblare i dati in quanto erano stati frazionati in partenza. Suddivide in unità dati relativamente al frazionamento, le numera in modo tale da sapere quali parti sono giunte in modo corretto e quali parti, per esempio, non sono affatto giunte. Se io so che ho bisogno di 10 dati per ricomporre un messaggio intero, è chiaro che se mi manca una parte, ad esempio la parte 6, posso sicuramente chiedere dall'altra parte che mi si ritrasmetta solo quella frazione del messaggio. Per cui numerarle significa andare poi a poterle riordinare chiaramente. Se io conosco l'ordine, e l'ordine di solito è quello cardinale, 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, riordinando secondo i numeri cardinali, è chiaro che posso ricomporre esattamente e riassemblare tutto ciò che era stato frazionato e numerato in partenza. Questo livello è l'unico che sicuramente, se si è verificato un errore, è l'unico che comunque è in grado di chiedere una ritrasmissione della parte che si è verificata essere errata. Per cui è l'unico livello che se mai dovesse verificarsi un errore, chiede la ritrasmissione del dato stesso. È il livello che si occupa dell'affidabilità del trasporto, ovvero sia di controllare errori e comunque di controllare se sono arrivati tutti i pacchetti, per cui le unità dati, le parti che componevano il nostro messaggio, i nostri dati in partenza, e controllarne l'affidabilità. Il livello trasporto si occupa anche di queste due definizioni che ho aggiunto alla fine, ovvero sia il
Il trasporto può essere orientato alla connessione oppure non orientato alla connessione. Dedicheremo un po' di tempo alla discussione di questi due aspetti, non in quanto siano contrapposti, ma in quanto sono due possibilità per operare il trasporto sulla rete e sono due possibilità che vengono utilizzate a seconda di voler garantire o meno un'affidabilità o una velocità o comunque hanno caratteristiche differenti che discuteremo nel seguito. Il livello rete è quello che si occupa ovviamente di gestire la rete, per cui indirizzamenti, instradamenti, per poter creare un percorso da mittente a destinatario. Le caratteristiche tipiche di questo livello sono la parola chiave pacchetti, che abbiamo già visto parlando di incapsulamento dei dati. Una delle cose di cui discuteremo nel futuro è sicuramente l'indirizzo logico di cui si occupa il livello rete. Routing è la parola chiave dedicata a indicare l'instradamento e ovviamente è anche l'unico livello che eventualmente si occupa di congestione del traffico, ovvero sia se un percorso è troppo trafficato, ne scelgo un altro, così che non vado a chiudermi in una strada troppo trafficata, come giustamente accade quando ci troviamo in automobile. Cerchiamo eventualmente un percorso alternativo in cui non ci siano così tante automobili come quello su cui ci troviamo in quel momento. Quindi cerchiamo di evitare la congestione del traffico del tutto analogamente a quello che facciamo normalmente quando andiamo a guidare sulle strade. Il livello 2, collegamento dati, si occupa di rendere la linea di comunicazione affidabile e si interessa della struttura dei dati da trasmettere e ricevere. Di cosa si parla nel livello 2? Nel livello 2 si parla di frame, come abbiamo già visto, si parlerà di metodo di accesso al canale perché in ogni caso devo sapere come andare a interfacciarmi con il canale, quali sono le politiche del suo utilizzo, se il canale è condiviso piuttosto che no. Insomma, sapermi muovere a livello di accesso al canale, controllare il flusso delle informazioni e dei dati trasmessi, perché se il mittente è una persona, nella fattispecie un macchinario, che è più lento della mia capacità di spedirgli le informazioni, è chiaro che devo tarare la mia velocità relativamente al fatto che lui non può ricevere contemporaneamente tante cose e quindi dopo un certo punto le cose arrivano alla seconda macchina, ma giustamente il flusso è troppo rapido e la seconda macchina, la destinataria, non è in grado di gestirlo. Devo anche stabilire le regole di sincronizzazione, quindi con il destinatario e il destinatario emittente si sincronizzano in funzione delle cose operate, delle funzionalità del livello 2, quindi la sincronizzazione è una funzionalità del livello 2, il controllo di flusso è una funzionalità del livello 2. Il livello 2 si occupa anche di individuare gli errori e eventualmente se è in grado di correggerli e di passare poi i dati corretti direttamente al livello superiore. Ancora una parola chiave del livello 2, se prima abbiamo visto nel livello 3 indirizzo logico, nel livello 2 si parla di indirizzo fisico, cioè l'indirizzo della scheda di rete, anche di questo parleremo in seguito in modo più dettagliato. L'ultimo livello, il livello macchina, diciamo, il livello hardware puro e semplice, si occupa esclusivamente di ricezione e trasmissione, trasmissione e ricezione della sequenza di bit. Dicevamo quando abbiamo parlato di incapsulamento dati, la sequenza di bit non viene interpretata in nessuna maniera se non secondo il bit stesso, per cui giustamente tutte queste parole indicate di seguito hanno un significato, ma non ha assolutamente nessun significato quello che è scritto nella sequenza di bit se non il bit stesso. Se devo spedire un 1, devo sapere che segnale generare per spedire un 1, devo sapere che segnale generare per spedire un bit uguale a 0, ho una sequenza brutale di bit, come dicevamo durante l'incapsulamento dei dati, e
Devo conoscere il tipo di interfaccia utilizzata per interfacciarmi alla rete, devo conoscere che tipo di cavo utilizzo per connettermi alla rete, come è fatto il connettore che mi collega alla rete, sapere che modalità di trasmissione devo utilizzare, le tensioni che rappresentano i bit, devo conoscere la velocità di trasmissione che posso utilizzare all'interno del canale che mi connette direttamente al destinatario. Questa era una carrellata delle caratteristiche dei vari livelli del modello OSI.